Solo Gesù Cristo salva. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Matteo 1:21. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16. Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6. In nessun altro c'è salvezza. Infatti non c'è nessun altro nome sotto il cielo dato agli uomini, per cui dobbiamo essere salvati. Atti 4 e 12. Poiché vi ho trasmesso prima di tutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. 1 Corinzi 15, 3 a 4. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati. Secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini 1, 7. Ci sono quattro verità che dobbiamo comprendere completamente. 1. Dio ti ama tanto, vuole che tu abbia con lui e lei vita eterna in cielo. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16. Vuole che tu abbondante e significata vita con lui. Il ladro non viene se non per rubare, per uccidere e per distruggere. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10 e 10. Nonostante questo, molte persone non vivono una vita significativa e non sono sicure di avere elei vita eterna perché 2. L'uomo è peccatore per natura. Ecco perché è separato da Dio. Tutti hanno peccato, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23. Poiché l'amore del denaro è la radice di ogni male. 1 Timoteo 6:10. Il compenso del peccato è elei morte, poiché il salario del peccato è la morte. Romani 6:23. La Bibbia specifica due tipi di morte, morte fisica, e come è stabilito che gli uomini muoiano una volta, ma dopo questo avviene il giudizio. Ebrei 9:27. Morte spirituale o separazione eterna da Dio nell'inferno. Ma i timorosi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni. Gli idolatri e tutti i bugiardi avranno la loro parte nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Apocalisse 21, 8. Se l'uomo è separato da Dio a causa del suo peccato, qual è la soluzione a questo problema? Spesso pensiamo che le soluzioni sono religione, buone opere e buone maniere. Ma c'è solo una soluzione da Dio. 3. Gesù Cristo è l'unica via verso il paradiso. Questa è la dichiarazione di Dio. Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6. Pagato è lei pensione completa per i nostri peccati. Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte nella carne, ma vivificato nello spirito. 1 Pietro 3:18. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue,
il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini 1, 7. È lei promessa della vita eterna. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi non crede nel Figlio non vedrà la vita. L'ira di Dio dimora su di lui. Giovanni 3 e 36. Perché il salario del peccato è la morte. Il dono di Dio è la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Romani 6 e 23. Dobbiamo credere in Gesù Cristo per essere salvati. Ele è nostra salvezza è dovuta alla grazia di Dio attraverso ele è fede in Gesù Cristo. E che per grazia siete salvati mediante la fede. E questo non viene da voi stessi. Il dono di Dio, non delle opere, affinché nessuno possa vantarsi. Efesini 2, 8 a 9. Perché chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Romani 10 e 13. Preghiera del peccatore. Pregate questo con fede. Signore Gesù, grazie mille per AMARMI. Confesso di sono un peccatore e chiedo perdono. Grazie per lei tua morte sulla croce. Sepoltura e resurrezione per pagare per tutti i miei peccati. Confido in te come mio Signore e Salvatore. Accetto il tuo dono di vita eterna e ti consegno a lei mia vita. Aiuti AMI a obbedire a tutti i tuoi comandi e a essere piacevole alla tua vista. Amen. Se hai fiducia in Gesù Cristo, ti è accaduto quanto segue. Ora hai lei vita eterna con Dio. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 7-20. Tutti i tuoi peccati sono stati pagati e perdonati. Passato, presente, futuro. Ma quest'uomo, dopo aver offerto un solo sacrificio per i peccati per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Ebrei 10 e 12. Sei una nuova creazione agli visti di Dio. È l'inizio della tua nuova vita. Se dunque uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate. Ecco. Tutte le cose sono diventate nuove. 2 Corinzi 5 e 17. Sei diventato un figlio di Dio. Ma a tutti quelli che l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quelli che credono nel suo nome, Giovanni 1 e 12. Le buone opere non sono un modo per noi di essere salvati. M è una prova o un frutto della nostra salvezza. Poiché noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere, che Dio ha preordinato affinché in esse camminassimo. Efesini 2:10. Dio vi benedica.